fermentazioni e tumori nella donna. Allora, già nel 960 d.C. un aforisma cinese affermava: si deve mangiare bene con moderazione, mantenere una temperatura tranquilla, assumere un buon cibo, in questo modo il tumore all'esofago si svilupperà. Cioè già più di 1000 anni fa era stata messa in evidenza questa cosa, cioè bere bevande calde, come era così l'abitudine a quei tempi, poteva dare alla lunga tumore esofageo. Alimentazione e tumore: abbiamo già visto nelle altre relazioni che circa il 30% dei tumori è generato da una cattiva alimentazione. Nella donna questa cifra può raggiungere il 40%, è più sensibile a questo tipo di influenza dell'alimentazione. E abbiamo dei cibi sicuramente attualmente implicati nella cancerogenesi, che sono la carne rossa, gli alimenti sotto sale, gli alimenti salati, prodotti affumicati o cotti alla brace, alimenti raffinati, prevalentemente zucchero di canna e farine doppio e triplo zero, grassi saturi e idrogenati, quelli che usano le industrie e che riempiono le brioche, i biscotti da forno, i dolci, eccetera, eccetera, bevande dolci gassate. Avanti. Qua sono quelle che ci sono le evidenze. Un calcolo di percentuale stimata prevenibile per quanto riguarda l'alimentazione su questi tumori: il 40% della bocca faringe è prevenibile tramite un'adeguata alimentazione. E qua vedete gli altri valori: il colon retto addirittura 70%, il tumore alimentare guarda, l'endometrio 50%, lo stomaco 70%, e più o meno poi non so se poi lo metterà a disposizione le diapositive, ma comunque poi le lascio chi le vuole consultare. Avanti. Differenze uomo-donna: si parla della donna, infatti l'uomo e la donna non sono uguali, hanno pari diritti ma sono molto differenti. C'è una differenza di sesso, e questa non è controvertibile, è incambiabile, e intendiamo con sesso le differenze biologiche tra uomo e la donna, e c'è una differenza di genere per quanto riguarda i vari aspetti legati al comportamento, agli stili di vita, alla sfera socio-economica. Chiaro, il concetto di sesso non si modifica, quello di genere si modifica in base alle ere, alla storia, e questo indubbiamente incide molto, queste differenze, per quanto riguarda il discorso nutrizionale. Tra uomo e donna sono presenti diversità: il metabolismo basale, che è minore nella donna, la composizione corporea, la donna è più grasso, meno muscolo, le funzioni del tessuto adiposo: nella donna il tessuto adiposo non è solo un serbatoio ma è un organo endocrino, e questo è molto importante per la genesi di alcuni tumori, la menopausa che nella donna esiste, nell'uomo no, lo stile di vita, che in genere nella donna è abbastanza diverso rispetto all'uomo, la psiche, l'istinto di conservazione: la donna ha un grosso istinto di conservazione, cosa che l'uomo non ha, infatti siamo in estinzione per certi aspetti, per altri optional in evoluzione della donna. Durata di vita differente: la donna in media 8 anni più dell'uomo, quindi anche queste differenze si buttano poi sul discorso nutrizionale. Noi siamo ancora raccoglitori e cacciatori, 2 milioni di anni l'abbiamo fatti come raccoglitori e cacciatori, gli ultimi 5.000 anni come pastori, agricoltori, commercialisti, medici, ospedalieri, eccetera, eccetera. E quindi se è 100 la storia, noi siamo praticamente agli ultimi 50 centimetri, però noi siamo in realtà gli altri 99 metri. Quindi noi attualmente eravamo abituati a un certo tipo di impostazione, siamo tutti sottoposti a una dissonanza tra gli stili alimentari che si sono diffusi dopo l'agricoltura e la pastorizia e le nostre predisposizioni genetiche e metaboliche selezionate per veramente migliaia di anni, e quindi il meglio per noi nell'ambiente dell'adattamento evolutivo. E quindi il rapporto a una dieta che era differente, a noi più congeniale, rispetto a quella introdotta con la rivoluzione agricola ed anche industriale. Quindi siamo totalmente dissonanti, una situazione adesso di dissonanza. Avanti. Quindi è chiaro che i disadattamenti della fisiologia umana rispetto all'ambiente partecipano alla patogenesi di diversi disturbi. Gran parte delle nostre malattie sono dovute anche a questa dissonanza. Quindi il naturale è il raccoglitore cacciatore, no? L'evoluto dissonante siamo noi, culturalmente modificato dalla rivoluzione alimentare, agricola e industriale. Quindi bisogna avere ben chiara questa cosa qua. Avanti. Metabolismo e dieta: per 2 milioni di anni il metabolismo, la dieta, no, la paleodieta, era caratterizzata da scarsi cereali, assenza di latte e latticini in età adulta, ovviamente, alimenti ricchi di fibre non finire, acidi grassi, polinsaturi.
rapporto omega 3 omega 6, già accennato dalla collega pediatra, era 1, qua adesso è circa 20, cioè omega 6 20 volte gli omega 3, acido arachidonico 20 volte gli omega 3, per come sono gli omega alimenti. Omega 6 proinfiammatori, omega 3 antinfiammatori, e l'infiammazione è una delle cause del tumore. Abbondanza di frutta, verdura, semi oleaginosi, carne di cacciagione, cera, scarsa e magra. Non le mucche di mezza tonnellata che vediamo adesso nella bassa, pieni di antibiotici e cose, ma animali proprio da cacciagione. Pesce e molluschi dove camminare. Questa è la dieta che per 2 milioni di anni ci ha accompagnato. Il ruolo della donna è importantissimo, chiaramente, perché la donna assume un ruolo cruciale nella programmazione del metabolismo fetale. L'evoluzione non ce l'ha fatta nell'uomo Darwin, ma ce l'ha fatta la donna, sia scegliendo i suoi partner più adatti, e quindi gli altri figli, e poi nutrendoli sia durante la gravidanza, durante l'allattamento, infanzia e adolescenza ed età adulta. Perché tutti i programmi di modificazione alimentare o di educazione alimentare devono passare dalla donna, perché la donna che cucina. Differenze di oncologia uomo-donna: nella donna il 40% delle oncologie è legata alla sfera sessuale e alla funzione procreativa. Pensate, mammella, 25% delle oncologie della donna è mammella. Collo, dell'utero, endometrio, ovario, vulva, vagina, cioè il 40% sono tumori legati alla sfera sessuale, diverso dall'uomo, quindi capite, ti sto dicendo della diversità, appunto. Quindi il ginecologo, come me, con l'esperienza, costituisce una figura di estrema importanza, almeno il ginecologo del futuro, adesso non è così, come operatore di prevenzione oncologica, e non solo uno che solo fa diagnosi, ecografie e cava uteri. Okay? Domani la figura veramente ginecologica è quella di diffondere cultura sanitaria e preventiva sulla donna, e può lavorare sul 40% delle neoplasie della donna in toto. Avanti. Fattori di rischio oncologici principali: stile di vita, alcol, attività fisica, fumo, qualità della dieta e obesità, indice di massa corporea. Si fa Teleton, che è una cosa bellissima, per la sclerosi laterale amiotrofica. Tanti soldi, tanta ricerca, dovrebbe fare anche Teleton per l'alcol, fumo, attività fisica, forse però prenderebbe contro un po' di stress, non so se si riuscirà a fare, però potrebbe essere utile anche diffondere, nessuno lo dice, che basta lavorare su 4-5 fattori e abbatteremo il 25-30% dei tumori. Avanti. Fattori di rischio, chiaramente tutti i fattori di rischio riguardanti lo stile di vita creano problemi alla salute femminile, e attenzione, non solo alla donna, a quello riproduttivo e al nascituro. Quindi la donna non è solo donna, per la donna la salute non è un diritto, è un dovere. Attenzione, perché deve pensare anche oltre al marito, vabbè, ma questo è un optional, vi dicevo, deve pensare al figlio e poi alla successione. E quindi è necessario intervenire sui comportamenti a rischio a partire dall'adolescenza. Noi facciamo prevenzione a 60 anni, però in realtà bisognerebbe iniziare come da piccolini e durante nelle scuole, molto importante. Avanti. Modifiche sui fattori di rischio, quello che vi dicevo, incidono su tumori fondamentalmente, ma anche malattie cardiovascolari, respiratorie, muscoloscheletriche e problemi di salute mentale. La durata e la qualità della vita dipendono in gran parte da una corretta alimentazione. Va bene? E quindi durata e qualità della vita dipendono in maniera significativa da una corretta ingestione, masticare, 33 volte, e utilizzazione dei cibi. Qui c'è il bambinello e bisogna iniziare da qui, ancora purtroppo non ci siamo. Avanti. Nutrizione corretta per la prevenzione dei tumori. Alimentazione sana e moderata, mangiare il meno che si può, compatibilmente alla situazione. Controllo dell'equilibrio acido-base, Chiesa ve ne ha parlato molto bene. Basso, tenere basso l'indice glicemico e il carico di glucosio, ovviamente basso indice glicemico e carico di glucosio, ve lo spiego un attimo. Complementarità dei cibi, i cibi devono essere vari, prendere un integratore dove c'è mezzo chilo di un solo elemento, non so se faccia bene, ma bisogna prendere un'orchestra di micronutrienti ed elementi. Non cibi ad alta densità calorica, perché quei pallinacci che comprate in quei negozi, non facciamo nomi, ma già avete indovinato. Indice di massa corporea tra 18,5 e 25, per, diciamo così, avere una nutrizione corretta e salute. Dieta e peso, per quanto riguarda la donna ha più tessuto adiposo che il maschio, questo è molto importante per quanto riguarda il discorso oncologico. La donna in menopausa aumenta di peso, ci può che fare, le donne pigliano peso, in qualche maniera qualche chilo lo prendono tutte. È facile sconfinare dalla sindrome metabolica, adesso vedremo che è un'altra bestia nera. Per quanto riguarda la predisposizione a sviluppare, oltre alle malattie cardiache, eccetera, eccetera, anche i tumori.
quindi è molto importante riconoscerlo, questa sindrome metabolica, e curarlo. Diceva già Ippocrate, un uomo grasso vive meglio di uno magro. Ippocrate la sapeva lunga. Avanti. Cos'è la sindrome metabolica? È facilissima diagnosticare, ci sono degli indici ben precisi, non è che si fa filosofia di anni. Quindi, glicemia superiore a 100, triglicerili superiori a 150, colesterolo HDL, quello buono, che dice Donna Moderna, sotto i 40 mg, pressione sanguigna sopra questi valori, circonferenza vita 85 nella donna e 100 nel maschio.